consigliere Maddaloni, anche oggi un bellissimo appuntamento, un nuovo accordo, il secondo anno su un'iniziativa molto importante, si sta facendo tanto per quell'area. Sì, è un grosso impegno di Città Metropolitana per la valorizzazione dei comuni del parco e la comunità del parco e il parco nazionale. Dal 2017, quindi dagli incendi in poi, noi ci siamo fatti promotori non solo di ricostruire proprio materialmente quelle che sono le strade e quindi le infrastrutture per l'accesso al parco, ma anche di fare una politica di valorizzazione di quelli che sono i territori del parco, le comunità e come dire, anche i luoghi minori del parco attraverso questa messa in rete dei 13 comuni, con quest'anno anche con Camera di Commercio, con il Parco Nazionale e gli studi alberghieri. Ecco, il sindaco ha detto che nonostante la legge De Rio, che di fatti prevede che le città metropolitane non si occupino di cultura, noi stiamo facendo una forte iniziativa intorno al tema della cultura. E questo devo dire grazie realmente ai dirigenti e a chi in città metropolitana sta credendo in questi due vettori, questi due fattori di sviluppo importantissimi. Non abbiamo la cultura, però abbiamo le competenze, abbiamo le capacità e abbiamo gli uomini e i dirigenti e i funzionari in grado di fare progetti unici a livello nazionale. Credo che siamo l'unica città metropolitana e anche forse l'unica provincia che sta facendo progetti così ampi e così vasti sul territorio. Ecco, un altro elemento molto importante che si sta rilevando è che c'è una forte collaborazione e coesione tra istituzioni, enti, territorio e organizzazioni. Sì, questo è il dato forte, cioè quello che il concetto di aggregazione e di partecipazione larga a quelle che sono le iniziative sul territorio. Valorizzare il territorio significa valorizzare veramente le comunità e quindi a partire con il dialogo e la condivisione dei progetti con i sindaci, con le comunità locali, queste sono è alla base di quello che noi stiamo facendo, è una politica territoriale davvero curata nei minimi particolari, ma soprattutto che parte dal basso, cioè da quelle che sono le esigenze dei comuni. Eppure è strano, consigliere, perché glielo dico, questa è una domanda politica, sembra un paese in cui ci si divide su tutto e c'è guerra su tutto, invece la città metropolitana, nell'area metropolitana, sta avvenendo qualcosa di diverso. Sì, in effetti stiamo collaborando tutti per quelle che sono le azioni di sviluppo del territorio. Nessuno di noi guarda a quello che è il proprio colore politico, ma antepone quelle che sono le idee di sviluppo e gli interessi delle comunità locali. È un bel laboratorio politico dove ognuno cerca di far proprio quelle che sono non le esigenze personali, ma le esigenze dei territori e di portare avanti un discorso di valorizzazione del territorio su qualche cosa che unisce un po' tutti i valori. Allora, come si fa a non valorizzare le scuole, quindi dare anche un progetto che va oltre quello che è il semplice istituto o la bellezza dell'istituto, che è importante, però anche un progetto al di fuori, quindi per dare altro ai ragazzi. Come si fa a non essere d'accordo sulla valorizzazione del territorio? Come si fa a non essere d'accordo sulla valorizzazione di quelle che sono le nostre bellezze, sia architettoniche sia naturalistiche? Quindi questi temi ci vedono, hanno una condivisione così ampia che non ci consentono di trovare motivo di discussione tra di noi, ma solo di condivisione. Ecco, un'ultima battuta, il sindaco ha detto che questo è un modello, anche per lei è un modello esportabile, questo della collaborazione e della coesione? Sì, secondo me sì, perché è un modello che mette assieme realtà diverse, ma mette al centro, ripeto, quelli che sono i valori. E quando si condividono i valori della legalità, della trasparenza, dell'istruzione, della cultura, non ci sono colori politici che tengono. Bisogna solo metterli in pratica e fare in modo di essere da esempio per gli altri. E noi in questo momento lo siamo. Realmente Città Metropolitana è un laboratorio politico di grosso livello.